Ben ritrovati a tutti ragazzi e buona domenica. Qui si è buttato il caldo e sono in versione Awana Moyana Mayana. E la prima notizia riguarda Activision e Blizzard, quindi, che per festeggiare i 70 milioni di utenti, ovviamente Blizzard creatrice di Heart of Stone, stiamo parlando di Heart of Stone, quindi gioco che spopola praticamente anche nei gabinetti, ha deciso di premiare gli utenti con delle buste regalo. Come potete accedere a queste buste regalo? Semplicemente aprendo il gioco. Quindi aprite il gioco, oh buste, buste, mille, mille buste, apriamo tutto, spacchettiamo in diretta. E ha inoltre anche festeggiato il record di utenti connessi nello stesso tempo. Quindi molti risultati molto positivi per Blizzard, che tra Overwatch, Hearthstone, Diablo, che forse uscirà il 4, non sa più dove dividersi e prendere soldi a destra manca, tipo money, money, money. E purtroppo è stato confermato che Nintendo non avrà il proprio panel dedicato durante l'E3 2017, come già capitato l'anno scorso, quindi la casa nipponica si è ripetuta in diciamo in questa decisione molto discutibile, perché comunque l'E3 è l'evento più seguito durante l'anno dal punto di vista videoludico, e che ovviamente magari o significa che ha poca roba da mostrare, effettivamente i titoli che usciranno per Switch da qui alla fine non saranno chissà quanti, saranno una decina. Però è anche vero che si mormorava fosse in cantiere un Mario e Luigi Superstar, più Bowser e Minions. Era questo il titolo che si vociferava fosse in sviluppo presso Nintendo, quindi qualcosa di nuovo. Vedremo se magari a ridosso di quei giorni o successivamente nella settimana successiva Nintendo farà qualcosa dedicato a Nintendo Switch, come un evento, come ha fatto Sony con la PlayStation Pro, che ha organizzato un evento a sé stante. E Phil Spencer, capo redattore, cos'è redattore, capo della Microsoft, si è espresso su un possibile ritorno di Fable, quindi la saga fantastica esclusiva Xbox, che tanto ha deluso dopo l'uscita di Fable Legends, che ha fatto schifo praticamente un po' a tutti. E lui ha detto: "Non mi sento di dire che questa serie è finita, la proprietà intellettuale è ancora in mano nostra, quindi potrebbe esserci un ritorno." Che possa arrivare un Fable 4 durante l'E3 del 2017, un ritorno così per spiazzare un po' più i giocatori, vedremo durante il panel Microsoft. Fan di Call of Duty, che non potevate permettervi la Legacy Edition, cioè non è che non potevate, alcuni non l'hanno comprata perché gli faceva proprio schifo, Infinite Warfare, porca c'è la miseria, proprio neanche il titolo riesco a pronunciare. È stato annunciato che Call of Duty Modern Warfare Remastered arriverà finalmente in standalone intorno a luglio, dovrebbe uscire se non sbaglio, intorno a giugno-luglio, quindi non si sa ancora il prezzo, ma io presumo non più di 29,90-35 euro, anche se temo in Activision che possa far aumentare il prezzo, per spingere ulteriormente le vendite di Infinite Warfare prima del grande arrivo di World at War 2, che annuncerà una svolta per la serie. E inoltre è stato annunciato anche un DLC molto imponente per Black Ops 3, riguardante la modalità zombie. Quindi Call of Duty è più vivo che mai, e con il ritorno alle origini con World at War 2 potrebbe effettivamente colmare quel gap che si è venuto a creare con l'uscita, intanto qua sto morendo, con l'uscita dell'ultimo Battlefield. Non che sia a favore, però Battlefield 1 ha devastato dal punto di vista qualitativo Call of Duty Infinite Warfare, che è riuscito a mantenere, diciamo, l'utenza tanto quanto quella di Battlefield grazie al remastered di Modern Warfare. Quindi aspettiamo notizie in merito per sapere dettagli su una data ufficiale e su un prezzo ufficiale. Non mancherò di tenervi informati. E dopo aver annunciato Star Wars Battlefront 2, DICE è stata presa di mira da una serie di fan sessisti che hanno detto: "Ah, che schifo, la protagonista femminile, che si chiama Eden Versio se non sbaglio, mi fa schifo, che praticamente è un generale dell'impero che ha una specie di battaglione, e che appunto noi seguiremo le vicende di lei durante tutta la storia, la campagna single player di Battlefront 2." E DICE ha detto: "A noi non ce ne frega niente, da qua ci entra, da qua ci esce, abbiamo preso le nostre decisioni." D'altronde,
i titoli con protagonista femminile sia nell'ambito videoludico che nell'ambito cinematografico stanno sempre più crescendo. Vedi i vari Tomb Raider, vedi sia Star Wars Il Risveglio della Forza che Rogue One. Poi sono usciti tantissimi titoli con protagonisti femminili, quindi stanno cercando di cambiare questo trend. È anche vero che sono usciti forse un po' troppi per il settore videoludico, perché comunque ci sono sempre quelli là retrogati che vogliono il classico maschio macio che rompono i conigli. Però io sono a favore di questa, sono a favore di DICE, quindi basta che la campagna sia fatta bene. Abbiamo già detto che sarà scritta dallo sceneggiatore di Spec Ops The Line, che è stato un gioco fantastico, quindi aspettiamoci grandi cose per Star Wars Battlefront 2. E questa notizia praticamente è tre righe, ma la voglio commentare con voi. Secondo un analista, PlayStation 5 potrebbe già uscire nel 2018. Ora, che Sony si stia scagazzando addosso di Scorpio e della potenza che ha, far uscire una console nel 2018, una nuova console, una PS5, quindi avere un proprio stacco, innanzitutto significherebbe avere titoli in esclusiva cross-gen, perché non è mai capitato che un titolo, ad esempio un God of War, uscisse su due console PlayStation. Perché se God of War è stato annunciato, anzi parliamo di The Last of Us, God of War ci torniamo dopo, ma The Last of Us, che non uscirà praticamente prima della fine del 2018, o un Death Stranding, che secondo me non vedrà luce prima del 2019, sono già stati annunciati e confermati dallo stesso Kojima e Neil Druckmann come esclusive PlayStation 4. Quindi PlayStation 5 per quale motivo uscirà? Avrà titoli in esclusiva ed è giusta questa mossa nei confronti dei giocatori che hanno acquistato PlayStation Pro neanche 6 mesi fa praticamente? Secondo me no, ovviamente, però al solito, come dico sempre, il coltello dalla parte del manico l'avete voi, quindi fin quando voi continuerete ad acquistare queste console, le major si sentiranno in dovere e in obbligo dal punto di vista finanziario a far uscire nuove console ogni anno, perché qua stiamo parlando che tra il 2015 e il 2017 sono uscite, e il 2018 usciranno, se sarà confermato questa PlayStation 5, 3 console, ovvero PlayStation 4 Slim, che è comunque una rivisitazione della PlayStation 4 standard, è rivenduta ad un prezzo sia dal punto di vista appunto economico che dal punto di vista estetico, e poi PlayStation 4 Pro, che è stata venduta come un upgrade, come una console mid-gen che sarebbe durata fino alla prossima PlayStation 5, così non mentirebbero, perché PlayStation 4 Pro diventerebbe un Xbox One S, che praticamente è passata già in sordina dopo l'annuncio di Xbox Scorpio, e PlayStation 5, che verrà venduta ad un prezzo molto più elevato e che, se avrà delle esclusive come Sony ci ha abituato, potrebbe spaccare letteralmente l'utenza e portarci ad acquistare una console Microsoft, poiché sarà tutta retrocompatibile e poiché Phil Spencer ha già annunciato che tutto quello che uscirà su Scorpio sarà compatibile sia su One S che su One. Quindi che Sony prenda questa strada e che non ci siano più le esclusive console, anche perché siamo sempre più vicini al punto di non ritorno, ovvero al fotorealismo dal punto di vista grafico, quindi un upgrade dal punto di vista della GPU non servirà più, ma servirà semplicemente un upgrade dal punto di vista della RAM e dello spazio a disposizione dell'hard disk, perché arrivare al fotorealismo significa dover fare giochi più grandi, giochi più complessi e non più giochi più spinti dal punto di vista grafico. Comunque, voi che ne pensate? Ho cercato di parlare in grandi linee su questo argomento, fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. E oltre a molteplici trailer mostrati dai Tekken 7, è ormai l'uscita è alle porte, quindi tutti i fan, soprattutto fra King del gruppo Telegram, a proposito, se non siete iscritti al gruppo Telegram vi invito ad iscrivervi, trovate il link in descrizione, hanno mostrato appunto nuovi trailer, nuove immagini ed è stata annunciata pure una modalità VR esclusiva per Tekken 7. Ora, ho visto il video e non mi è sembrato così eccezionale, anche perché ci troviamo di fronte ad un'arena praticamente vuota, stile caricamento di Assassin's Creed quando c'è un intermezzo e c'è l'Animus, quindi un'arena completamente vuota, e noi che con l'Oculus, in questo caso con la realtà virtuale del VR, ci spostiamo e guardiamo i protagonisti diverse varie angolazioni. Quindi
non è che mi abbia entusiasmato chissà quanto. Pensavo qualcosa di più, magari un movimento della camera quando si picchiano, anche perché comunque un picchiaduro necessita di attenzione e di prontezza di riflessi. Quando noi giochiamo col VR, o se c'è motion sickness è la fine, anche se non credo che in un picchiaduro ci sia motion sickness, potrebbe causare fastidio nel giocatore dal punto di vista competitivo. Quindi, poi che ne pensate di Tekken 7, di quello che è stato annunciato e di questa modalità VR che è stata introdotta per il nuovo titolo Bandai Namco? Fatemelo sapere. E dopo l'annuncio, dopo la rimasterizzazione di Darksider 2 che ci vedeva nei panni di morte e l'arrivo di Darksider 1 annunciato da Amazon, ebbene, Amazon ha spiazzato tutti e ha leakato per sbaglio Darksider 3. Con protagonista femminile Furia, qui ritorno al fattore protagonista femminile, ma sembra molto figa questa protagonista, perché poi c'è Horizon, c'è Hellblade, tutte protagoniste femminili. Non che sia un problema per me, però serve il macio, serve il Kratos di turno, ecco. E, dicevo, la protagonista Furia sembra molto figa, molto più cazzuta di morte, e questo leak proprio... probabilmente ha dato anche fastidio alla Major, che lo doveva annunciare, che è stata costretta, anche perché molte volte i rivenditori vengono informati molto tempo prima della release di un gioco per potersi organizzare su possibili edizioni esclusive con delle steelbook, quindi devono ordinare delle steelbook esclusive per Amazon, ad esempio, bundle esclusivi, oppure logisticamente come portare quel prodotto nelle vostre case, soprattutto se la release è molto vicina. Quindi è facile che questi leak prendano più piede, sempre più piede, quindi devono stare attente le major a fornire informazioni, ecco, magari fornire solamente il titolo e non, come in questo caso, video, immagini, dettagli, eccetera, eccetera. E Ubisoft, tramite il proprio profilo, ha postato un'immagine dell'isola, chiaramente l'isola di Far Cry 3, che riporta a Far Cry 3, e con la scritta "quest'isola non ci ha mai veramente abbandonato". Ora, le teorie dei fan si sono accavallate, che ci sia un nuovo Far Cry 5, visto che Far Cry Primal è uno spin-off, Far Cry 5 ambientato sempre in quell'arcipelago di isole, che ci sia una remastered di Far Cry 3 per PlayStation 4, Xbox One e PC, con magari una nuova aggiunta, nuovi DLC. Ora, Ubisoft in termini di remastered con Assassin's Creed non è che ci abbia preso chissà quanto, cioè non ha avuto diciamo introduzioni esclusive, ecco, non mi veniva la parola. Però è anche vero che Far Cry 3 è stato un titolo che ha avuto un successo enorme, e io, loro l'hanno smentito, hanno detto no, è un'immagine, così, tanto per dire. È chiaro che se hanno un panel durante le 3 non si vogliono spoilerare, ma io dico, se tu non vuoi spoilerare niente, non postare l'immagine, è che loro devono fare aumentare l'hype a manetta, ecco. Io spero in un Far Cry 5 con un ritorno alle ambientazioni tropicali che hanno fatto la fortuna della serie, perché ricordo Far Cry 1, Far Cry 1 era su un'isola tropicale, molto molto sgrao, molto molto bella. Far Cry 2 non c'entrava, che era completamente ambientata in Africa, e Far Cry 3, sia il 3 che Blood and Dragon, erano sulla stessa isola, però nel futuro, ecco. E io sono molto propenso per un Far Cry 5, e vedremo durante le 3, sicuramente vedremo anche qualcosa del nuovo Assassin's Creed. Quest'anno le 3 si prospetta una bomba, anche perché del nuovo Assassin's Creed è uscito davvero poco, a parte i soliti leak, Assassin's Creed Empire, Egitto e polpette varie, come dico io. E un rivenditore online avrebbe potuto spoilerare la data di uscita di God of War 4, ecco perché vi ho rimandato più avanti nel titolo. Secondo lui potrebbe uscire il 17 settembre di quest'anno. Il 17 settembre di quest'anno significa domani praticamente. E io sono... proprio ieri nel gruppo Telegram ero gasato, anzi no, 3 giorni fa, quando ho letto questa notizia, perché lo sto aspettando, forse è il titolo che aspetto di più quest'anno, visto che The Last of Us 2 non uscirà quest'anno. Cioè, il ritorno di Kratos, dopo tutto quello che ha passato nei 6 capitoli precedenti,
Lo voglio veramente vedere, anche perché mi è sembrato molto più maturo, mi ispira tantissimo la telecamera da dietro, stile Dark Souls, con questo approccio un po' più meccanico, un po' più legnoso, perché ovviamente Kratos è vecchio, quindi non può muoversi come si muoveva nell'uno che faceva le capriole in aria e girava, è normale. Però questo stile, io spero anche che oltre l'ascia ci sia un ritorno, un gradito ritorno, da qualche parte lui abbia seppellito le catene con le proprie lame, non di Atena, ma quelle classiche, le lame del caos. Però vedremo se questa data si rivelerà vera. E questa purtroppo era l'ultima notizia della settimana, sono usciti altri rumors su altri giochi, però questi erano quelli più succulenti. Se il video vi è piaciuto, al solito lasciate un mi piace, preferiti se volete, commentino e condivisione. Ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti ragazzi, alla prossima!